Il palazzo situato al 1140 Royal Street a New Orleans, Louisiana, è stato considerato nel 1928 il più alto di tutta la città, dalla cui cupola, sul tetto, si può vedere tutto il fiume Mississippi. Questo luogo è stato una scuola pubblica, un conservatorio di musica, un rifugio per delinquenti, un bar e un palazzo di appartamenti lussuosi. Ma quello che scopriremo stasera è che cos'era in realtà questo palazzo in passato. Sono Samantha Rubino Lloyd, siete sull'Omar Crime e questa è la storia di Delphine Lalaurie. Delphine McCarthy, meglio conosciuta come Madame Lalaurie, nasce nel 1775 a New Orleans, in Louisiana. Era una dei cinque figli di Louis McCarthy, il cui padre trasferì tutta la famiglia dall'Irlanda a New Orleans intorno al 1730. Sua madre era Marie-Jean Lovable, soprannominata la vedova Lecomte, in quanto il suo matrimonio con McCarthy fu il secondo avvenuto dopo la morte del primo marito. I coniugi McCartney erano illustri membri della comunità creola di New Orleans e il cugino di Delphine era stato sindaco della città dal 1815 al 1820. Nel 1800, Delphine McCartney sposa Don Ramon López y Angullo, il quale nel 1804 divenne console generale di Spagna a New Orleans. Nello stesso anno, i due viaggiarono verso la Spagna, dove voci contrastanti dicono che Don Ramon era stato richiamato nel suo paese di origine per ricoprire un diverso incarico nel suo paese. Ma non arrivò mai a destinazione, perché morì durante il viaggio passando da La Habana. In quello stesso viaggio, Delphine partorì la sua prima figlia. Tornate a New Orleans, Delphine conobbe e sposò nel 1808 Jean Blanc, un illustre banchiere, avvocato e legislatore. Insieme ebbero quattro figlie, ma nel 1816 Blanc morì. Nonostante tutto, Delphine ebbe anche un terzo marito, il dottor Leonard Louis Nicolas.
La posizione nell'alta società che Madame Lalaurie occupava fin dalla sua famiglia di origine le permise di comprare la proprietà al 1140 Royal Street, trasformandolo in un palazzo di tre piani con annesso quartiere per gli schiavi di colore. Quella casa era perfetta, cresciuta come una bimba delicata e gentile, forte come un leone in gabbia. Avevo messo sbarre alle finestre perché non volevo che uscissero. Sentivo i gemiti notte e giorno e decisi quindi di oscurarle. Occhi neri come la loro pelle, neanche buoni per foderare seggiole. Erano nulla facenti, maledetti da Dio. Loro e quella loro religione. Avevano qualcosa, un godimento interno mentre ti guardavano, un richiamo ancestrale che andava assopito. Testimoni dell'epoca affermarono che gli schiavi di Madame Lalaurie avevano un aspetto macilento e miserabile. Nonostante in pubblico Lalaurie aveva sempre un atteggiamento molto garbato e gentile con le persone di colore, si vociferava che in realtà gli schiavi venissero ferocemente maltrattati dalla stessa, al punto che una di loro, una bambina di 12 anni, si gettò dal tetto del palazzo per evitare una punizione dopo aver spazzolato i capelli della Lalaurie in modo non adeguato. Ma le investigazioni non portarono a nulla e fu archiviato come suicidio. Quella mocciosa insignificante piange mentre mi spasso i capelli. Le chiedo, con la gentilezza che mi contraddistingue ovunque, che hai, carina? Lei mi tira i capelli e si rannecchia in un angolo. Gli uccellini in gabbia non possono stare... Opla! Se non vuoi la mia ospitalità, vola a cercarla altrove! Cominciai allora a pensare di creare io un servo perfetto. Ma avrei avuto bisogno della loro paura e dei loro riti. Una studiosa, ecco, mi definirei così. Una botanica per l'esattezza, che estirpa le piante inutili e unisce semi per creare il fiore perfetto. Ma un incendio il 10 aprile 1834 svelò quale fosse la vera realtà dietro la porta del palazzo al 1140 di Royal Street in New Orleans, Louisiana. Quando i soccorritori arrivarono per domare l'incendio, trovarono una donna di colore, la cuoca.
legata con una catena alla stufa. Lei dichiarò che quello era il suo modo di vivere all'interno di quell'edificio. Dichiarò inoltre di essere stata lei ad appiccare l'incendio, con l'intento di togliersi la vita, per paura di andare nella stanza al piano di sopra per essere punita. Disse alla polizia: chi viene portato nella stanza al piano superiore non esce mai più. Anni di studi buttati. Buttati per quella miserabile. Erano il mio brevetto, il mio esperimento. La polizia decise di buttare giù la porta e quello che trovarono fu raccapricciante. Vennero trovati 7 schiavi orribilmente mutilati, appesi dal collo, con loro arti tirati e strappati da un'estremità all'altra. Pare fossero imprigionati lì da mesi. Capii che le braccia di un uomo erano più robuste, così come le gambe. Il cervello, però, doveva essere quello di una donna. Più facile da fiaccare e senza libertà di parola. Il cervello delle anziane, pieno del loro sapere, lo avrei mischiato con quello delle giovani. Il giudice Canonge, che entrò nella stanza, disse che c'erano persone di colore che indossavano collari di ferro. Una donna anziana, che aveva una ferita così profonda nella testa ed era così debole, al punto da non riuscire neanche a camminare. Trovarono schiavi frustati in modo continuo e senza pietà, lasciati senza cibo e senza acqua, legati in posizioni contorte e statiche. Alcuni furono trovati piegati su se stessi e messi dentro delle gabbie per cani di taglia piccola. Molti altri corpi vennero trovati sotterrati nel giardino del palazzo. Quando lo sceriffo chiese spiegazioni in merito al marito della LaLaurie, esso rispose: alcune persone dovrebbero stare a casa loro, piuttosto che andare nelle case degli altri a dettare legge e impicciarsi degli affari degli altri. Ci ero quasi riuscita. Tronco di uomo, braccia di giovane, gambe robuste. Sembrava quasi muoversi.
sognato, si è mosso. Le tecniche voodoo mi aiutarono, le loro polveri, i loro incantesimi. La morte non esiste. Esiste solo per chi vuole morire. Non davo loro il tempo di invocarla. Nel 1946, The Ghost Stories of Old New Orleans scrisse: la Lalaurie aveva un appetito sadico che si placava solo quando infliggeva torture senza pietà ed in modo orribile ad uno o più dei suoi schiavi di colore, come strappargli le unghie dalla radice, scuoiare le loro pelli fino a creare dei cerchi per far sì che venissero le larve sui loro corpi, cucirgli le labbra, rimuovere gli intestini e, per ultimo, bucargli le teste per mescolare il loro cervello. Pare che in quel palazzo vennero torturati e uccisi più di 100 schiavi. Subito dopo l'incendio, Lalaurie riuscì a scappare e rifugiarsi a Parigi, per poi, pare, morire lì nel 1842. In realtà si pensa che sia riuscita a rientrare negli Stati Uniti sotto falso nome, in quanto all'interno del cimitero di St. Louis fu ritrovata una targa in cemento. Ad oggi la gente di New Orleans narra della presenza di fantasmi all'interno dell'edificio appartenuto a Madame Lalaurie. E pare che questi fantasmi siano gli schiavi di colore che lei ha torturato e ucciso. Sulla vita di Madame Lalaurie è stata anche creata una puntata nella serie American Horror Stories, dove Kathy Bates interpreta magistralmente il ruolo di Madame Lalaurie. Durante questa stagione di Lomar Crime abbiamo parlato di criminologia e abbiamo viaggiato nel mondo delle donne serial killer come Amélie Dyer, Elizabeth Báthory e infine oggi Madame Lalaurie. A nome mio e di Lomar Radio vi ringraziamo per averci sostenuto e seguito in questo viaggio. Ma non è finita qui. Ci vediamo presto per la terza stagione di Lomar Crime. Buonanotte a tutti.
cos'era in realtà questo palazzo? Sì, vabbè, mo dobbiamo far casino. L'altra baia. Silenzio! Sì, ciao, beh. Sì, pure il bambino che piange. L'altro che abbaia. Valchiria! Valchiria! Ho staccato proprio la corrente e mo come arriva sto palazzo?